Ambizione, tenacia, obiettivi sempre più alti sono i tratti salienti, i caratteri distintivi di Simona Greco, la donna della moda sposa in Italia, colei che ha l'onere e l'onore di spingere il Made in Italy nei mercati internazionali. Oggi sono con la direttrice del Si Sposa Italia Collezioni, la Bridal Week milanese, che nel 2018 andrà in scena, in programma dal 6 al 9 aprile prossimi. Innanzitutto buongiorno e grazie. Buongiorno, grazie a voi. Allora, è un anno pieno di novità. Abbastanza. Allora, cominciamo proprio da quella che salta subito agli occhi, cioè anticipare le date del Si Sposa Italia piazzandola come effettivamente apertura di calendario della moda sposa di quest'anno. Come mai questa scelta? Come sempre, io lavoro su questa manifestazione solo da neanche 2 anni e quindi come sempre a volte il punto di vista di un neofita riesce a, come dire, ad avere un orizzonte e un'apertura maggiore. Ho scoperto che il mercato necessitava di questo da tanto tempo, ho parlato con le aziende, più che parlare le ho ascoltate tantissimo e ho proposto loro di provare a fare una piccola rivoluzione. Questo è stato un atto coraggioso, in parte soltanto da parte mia, perché ho fatto solo da, come dire, da collettore delle esigenze del mercato, ho un po' provocato le aziende, spingendole a una riflessione più profonda su questa eventualità, a volte superando anche le paure che l'incognito spesso ci riserva, e devo dire che dopo le prime esitazioni c'è stata un'adesione veramente e un entusiasmo soprattutto collettivo di tutte le aziende che partecipano alla nostra manifestazione, e da lì insieme abbiamo deciso di fare questo grande cambiamento. Ecco, dal suo punto di vista, ha parlato di esigenze del settore, che ha scoperto appunto cominciando a lavorarci. Quali sono le esigenze del Made in Italy, ovviamente nella sposa oggi? Diciamo che il mio punto di vista non si è fermato al Made in Italy, ma è partito cercando di avere una visione un po' più alta del mercato in generale e di tutte le industrie. Oggi siamo in un mercato dove gli eventi proliferano per tutte le industrie. Il compratore è chiamato a visitare e a valutare tante opportunità di manifestazioni fieristiche, di eventi, di aziende. Il suo tempo è prezioso, la razionalizzazione degli eventi a cui partecipare per andare appunto a comprare o banalmente anche solo da visitare è un tema che un compratore ha sulla scrivania tutti i giorni, e quindi secondo me giocare d'anticipo e presentarsi per primi all'interno del calendario annuale fa un pochino la differenza, perché rimanere gli ultimi del calendario, spesso il compratore arriva o con un portafoglio già svuotato, oppure stanco, oppure poco impressionabile, perché ha già visto tanto, ha già un overbooking di informazioni e di proposte, e quindi la freschezza invece della proposta di anteprima, e quindi essere il primo del calendario, secondo me potrebbe fare la differenza. Ecco, possiamo già anticipare e dire quali marchi hanno confermato la loro presenza? Diciamo che io ho la fortuna di avere delle aziende italiane che sposano sempre le novità con grande entusiasmo, e quindi ovviamente Antonio Riva con Elisabetta Pondignano, Nicole Fashion Group, che aveva disertato la manifestazione nelle ultime edizioni e ha sposato con entusiasmo questo nuovo progetto, e devo dire che li ho sentiti molto vicini e forse tra i miei fans principali di questa nuova iniziativa. Le adesioni sono veramente tante. Non posso dimenticare nella cerimonia ad esempio Musani, che veramente fin dall'inizio, forse è stato il settore, quello della cerimonia, che più è stato stressato da questo anticipo di data, perché la loro produzione prevedeva tempi veramente differenti, e quindi sono veramente sotto pressione per presentarsi al meglio ad aprile. Però tutti hanno aderito subito e stanno sostenendo, e poi sono tutte aziende che fungono da grande richiamo nel panorama. Bell'Antuono con Brumarine, insomma i marchi sono veramente tanti. Un'altra bella novità quest'anno è il white carpet, che peraltro va alla direzione artistica di Giusie Ferré. In questo cambiamento della sposa, ovviamente, come voi sapete, i riposizionamenti necessitano di tempi lunghi, no? Si parla almeno di 2-3 edizioni, però nella prima edizione tu devi già dare dei segnali, e quindi nasce banalmente da un'idea di un gruppo di donne, le guitar, il mio ufficio stampa di Fiera Milano, io, le ragazze che lavorano sulla manifestazione, e appunto il contributo prezioso di Giusie Ferré, è nato
per dare risalto a tutto quello che è il mondo del carpet declinato sul white, quindi non solo l'abito da sposa. E la idea geniale, secondo me, è stata quella di abbinare alle aziende della sposa, all'interno del quale esiste già lo stilista e quant'altro, delle collaborazioni al di fuori del mondo sposa, quindi delle collaborazioni con influencer, con stilisti del mondo fashion, con nuove firme, nuovi personaggi che firmano alcune capsule di linee ovviamente special edition, diciamo così, e queste collaborazioni che si stanno creando sfoceranno poi in una serata che sarà la famosa serata di Sispos Italia Collezioni, all'interno del quale questo grande fashion show ospiterà tutte queste collezioni di queste 5 coppie, quindi azienda della sposa da una parte e personaggio dall'altra, che insieme costruiranno appunto delle edizioni limitate di collezione che andranno in passerella tutte insieme. E c'è già qualche coppia che possiamo anticipare? La prima coppia ufficiale, nel senso che ha proprio siglato un accordo, è quella di Bell'Antuono con Efisio Marras, il giovane stilista del gruppo. E devo dire, io sono entusiasta di questa coppia perché tradizione e nuova generazione a confronto, mondi anche abbastanza diversi che si sono incontrati, si sono piaciuti, hanno deciso di costruire questa linea piccola ma veramente di nicchia che presenteranno. Non è quello che già avviene della sposa, è un qualcosa di speciale. Quello che mi interessava era mostrare la capacità produttiva delle aziende presenti a Sispos Italia Collezioni non solo nel loro habitat abituale, nella loro zona, diciamola così, di comfort, ma anche su delle operazioni straordinarie. È chiaro, evidente l'interesse nel portare l'internazionale in Italia ed esportare naturalmente il prodotto made in Italy. Quindi parliamo di buyers. Quanti sono i buyer quest'anno internazionali che prevedete di accogliere? Noi abbiamo questa grande collaborazione con l'ICE, che è l'Istituto del Commercio Estero, che ha la funzione di aiutare a internazionalizzare le medie e piccole aziende italiane verso l'estero. Come noi sappiamo, non tutte le aziende sono strutturate poi per andare all'estero a proporre la loro capacità produttiva e le loro collezioni. Per questo, insieme all'ICE e insieme agli uffici di Fiera Milano del Mondo, facciamo uno scouting abbastanza approfondito di compratori adeguati al prodotto che viene esposto a Sposi Italia, li invitiamo, li selezioniamo, gli proponiamo un pacchetto ospitalità, li portiamo in manifestazione, quindi pagandogli il volo aereo, l'albergo, i transfer, i pasti e quant'altro, e in cambio di questo chiediamo una permanenza all'interno della nostra manifestazione, un contatto ravvicinato con le nostre aziende. È un grande investimento che la manifestazione fa insieme a ICE, ma crediamo che sia importante creare questi punti di contatto. Riusciamo anche ad organizzare in via preventiva rispetto alla mostra, in maniera che un'azienda sappia che se abbiamo compratori coreani piuttosto che giapponesi, piuttosto che iraniani, la proposta probabilmente che dobbiamo presentare loro è una proposta declinata per il loro mercato di riferimento. Che poi tutto questo non fa altro che spingere ancora di più l'idea dell'artigianalità e della capacità sartoriale delle nostre aziende. Sì, questa è la nostra grande forza, e come voi sapete, col Ministero dello Sviluppo Economico noi siamo impegnati per tutto il mondo fashion che avviene a Milano far emergere sempre di più la capacità italiana dell'artigianato, del mondo fashion. Lo possiamo vedere partendo dai tessuti alla lavorazione, ma banalmente sfociando poi anche nel mondo degli occhiali. L'Italia è fortissima, diciamo che quello su cui forse deve essere ancora supportata è sulla distribuzione. Per l'ultima domanda mi riaggancio a quello che diceva prima a proposito del progetto di sviluppo che nel corso dei 2, 3, 4 anni prossimi appunto porterà il Sispos Italia ad un cambiamento vero e proprio. Possiamo chiederle
in che cosa potrà consistere, che obiettivi si è posta? Sì, diciamo che i miei obiettivi sono gli obiettivi delle aziende, non ho obiettivo diverso. Il mio compito è quello di far incontrare domanda offerta e fare in modo che le manifestazioni che partecipano e parteciperanno alla sposa in quel momento convoglino la loro potenza di fuoco nella presentazione dei loro prodotti e la capacità di attrarre grandi compratori internazionali. Quello che come dire, abbiamo in mente di sviluppare negli anni a seguire è sicuramente intanto aumentare il tasso di internazionalità presente in mostra anche dal punto di vista degli espositori. Una buona e sana concorrenza in manifestazione non è da temere, è anzi un moltiplicatore di informazione nei paesi da cui gli espositori provengono. Questo avviene per la sposa, ma avviene per tutte le manifestazioni che noi organizziamo in Fiera Milano. Quelle più di successo sono quelle che hanno un tasso di internazionalità presente come espositore maggiore, perché attraggono e fanno promozione nei loro paesi. L'altra cosa è sicuramente una connessione maggiore con la città e quindi con il nostro territorio, quindi con il comune di Milano, che è assolutamente nostro fan e al nostro fianco. Arrivo ieri da una riunione e da un tavolo importante in comune, e quindi la diffusione poi della Bridal Week in maniera maggiore anche sulla città è il nostro prossimo obiettivo. Perfetto, io la ringrazio ancora. Grazie a voi, allora, e a tra poco. A presto. Sì, arrivederci.